I miei amici mi hanno detto perché non tieni un blog su queste cose che ti stanno appassionando. Ok, proviamo. Premesso che io non sono una nutrizionista, di conseguenza prendete con le pinze quello che vi sto dicendo, fatevi le vostre ricerche. Io vi passo una cosa che a me ha dato ottimi risultati. Se avete voglia di provare a seguire, ben venga, vi passo delle ricette e mi direte anche voi se danno gli stessi risultati che hanno dato a me. Questa sarà la vostra migliore amica. Poi potrete avere le varie teorie, centrifuga, estrattore. Ognuno è libero di fare quello che vuole. L'importante è il risultato. Partiamo con il centrifugato di oggi, che è il mio preferito in assoluto. Tarassaco, ananas e zenzero. Il tarassaco fresco, per quanto mi riguarda, è una panacea per tutti i mali. È questa insalata, nei supermercati venduta come cicoria matta o tarassaco, ed è, la trovate nei campi volendo, ed è il classico soffione, quello che soffiate ed esprimete un desiderio. Benissimo, il vostro desiderio è: voglio depurare il fegato e non avere mai più cellulite. Vediamo come. Tarassaco, depura il fegato, è assolutamente fantastico per la ritenzione idrica e adesso dirò una cosa un po' forte, ma prendetela per buona, perché su di me ha funzionato così. Una settimana questo centrifugato, accompagnato appunto da cereali e verdura e frutta e quello che volete, possibilmente escludendo carni, latticini, zuccheri. Una settimana e secondo me dei grossissimi risultati sulle vostre chiappe li vedete facilmente. Abbiamo detto tarassaco, lo tagliamo giusto per gentilezza nei confronti della centrifuga, ma poca roba. A grandi linee le dosi che userei, poi decidete voi. Zenzero, lo sbucciamo e lo taglieremo a pezzi. Consiglio di tagliarlo in pezzi abbastanza piccoli, perché essendo una verdura abbastanza fibrosa rischia di rompervi il motorino della centrifuga, quindi pezzi piccoli che vanno sempre bene. Ecco, la quantità che ho messo io è tanto, vedete voi, perché a me piace bello piccante, ma abituatevi poco per volta, magari pezzi più piccoli. Ultima cosa da dire, che sicuramente farà piacere a tutte le donne: lo zenzero aumenta il metabolismo, quindi fate due conti. E ananas, tagliamo l'ananas. Sarete soddisfatte. Tagliamo l'ananas, sempre anche qua pezzi piccoli. Pezzi piccoli sono sempre ben accetti, perché rischiate meno di sforzare il motorino della centrifuga. Centrifugato fatto. Centrifugato fatto. Una per la mia amica e una per me. Dimenticavo di dirvi, il tarassaco è un po' amaro, ma tutto quello che è amaro pulisce il fegato. Lo zenzero è un po' piccante, l'ananas è molto dolce. Dosate in base a come vi sembra più di vostro gusto la ricetta. E...